Buongiorno intanto, niente, ci tengo solo a dire qualcosa che, insomma, che penso. E in questo momento ovviamente siamo tutti dispiaciuti per i risultati che non stanno arrivando, nonostante il nostro impegno, perché io come tutta la squadra possiamo e posso andare a testa alta, perché l'impegno c'è e non stanno arrivando i risultati, lo sappiamo, e in questo momento secondo me è importante cercare di essere tutti dalla stessa parte. Noi, la città, i tifosi, lo so che sono dispiaciuti, siamo dispiaciuti anche noi, però non si può mollare. Io nella mia carriera non l'ho mai fatto, in special modo in questa piazza che io amo, sono voluto tornare, dove ho lasciato il cuore. Quindi la parola mollare nel mio vocabolario non esiste, ma davvero. E per cercare di ottenere qualcosina in più bisogna cercare di remare tutti dalla stessa parte. E come una volta, io l'ho detto alla mia presentazione, la forza di questa città, di questo club è stata sempre questa unione tra la città e la squadra. E dobbiamo essere ovviamente noi a trascinare i nostri tifosi, quello sì. E lo possiamo fare solo attraverso i risultati che fino ad ora non sono arrivati. Abbiamo tante partite a disposizione. Il tempo delle chiacchiere è finito, insomma, poi c'è da andare in campo e, come ho detto nell'ultima intervista, dare qualcosina in più, che non significa dal punto di vista dell'impegno, ma di punti sicuramente in questo momento. E quindi è un appello alla squadra, ai tifosi, alla città, alla nostra società, di stare tutti più uniti possibile. Domande. Buongiorno Alessandro Sovrani, Telestense Radio Bruno. Una domanda per il direttore, una domanda a Mirko. Direttore, all'interno della società, in questi giorni avrete ovviamente affrontato questa problematica emersa, esplosa soprattutto nel corso della gara di Coppa di giovedì. Un po' sapere anche la reazione del presidente, visto che è piuttosto lontano da Ferrara, e come avete visto tutta questa situazione, insomma, che stato d'animo c'è? Per Mirko invece parliamo un po' sull'aspetto tecnico-tattico. Quali novità ha portato Colucci, il nuovo allenatore? Cioè, che cosa potremmo vedere diverso domani rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza, quando la spalla era affidata al suo predecessore? Ma Mirko, prima di parlare io. Ma innanzitutto vorrei ringraziare il mister Di Carlo. E ovviamente quando va via un allenatore è una sconfitta per la squadra. Però posso dire che mi dispiace, perché il mister è davvero una grande persona, un grande professionista. Mi sono trovato molto bene con lui, la squadra era serena, non abbiamo ottenuto risultati, quello è vero. E poi ovviamente la società ha fatto una scelta. Da parte mia posso solo dire che il mister ha dato tutto. Ripeto, mi ha lasciato tanto, perché è stata una persona vera dal primo giorno. So che voleva fare di più, nella sua esperienza non ci è riuscito. Adesso si riparte con il nuovo mister, è arrivato molto carico. Si vede che ha giocato tanti anni ad alti livelli. E adesso sa lui quali punti dover toccare. Poi ovviamente quando prepari le partite in 2 giorni non è semplice, sia per lui che per la squadra, specie quando vuoi dare dei nuovi concetti, perché adesso il calcio è un po' cambiato rispetto a prima. Ci vuole più tempo per preparare le cose, perché gli allenatori giovani sono tutti bravi, tutti preparati tecnicamente, tatticamente, rispetto a prima, dove c'erano altre priorità. Ci vorrà tempo, non ce n'abbiamo, però sicuramente il mister darà le sue idee, ci dirà quali sono le sue idee, e da oggi iniziamo a preparare la partita. Hai detto che qualcosa è stato modificato, si cercherà di modificare, perché è chiaro che serve un qualcosa di diverso. Ecco, in questi 2 o 3 giorni in cui avete avuto modo di lavorare con il nuovo allenatore, cosa è cambiato? Cioè, io parlo soprattutto a livello tattico. Cosa potremo iniziare a vedere domani con il Pescara? Te Questo non lo so, anche perché poi diamo dei lo vuoi vantaggi alla squadra raccontare? avversaria, quindi
No, una domanda che poi dovete fare al mister, questa qua eventualmente. Ti ripeto, preparare una partita così delicata in due giorni non è semplice, non è un alibi, ci mancherebbe, anzi in questo momento non abbiamo bisogno proprio di alibi, però ogni allenatore ha le proprie idee, che non significa un cambio di modulo, numeri 4-3-3, 4-2-3-1, è superata ormai sta roba, perché il calcio è così situazionale che insomma è un po' cambiato. Però sicuramente vedremo un'altra squadra, perché ogni allenatore ha un'idea diversa dall'altro. Alla tua domanda rispondo io. Sì, perfetto. È chiaro che l'ambiente è fondamentale, no? Perché il calcio vive di emozioni, quindi trasmettere emozioni, le emozioni possono essere positive o negative. Ovviamente in questo momento stiamo respirando tutti delle emozioni negative. Non è la partenza che speravamo, l'avvio di campionato che speravamo. Ci sono delle tossine, ovviamente, che dipendono dalla retrocessione dell'anno scorso, dagli ultimi campionati non brillantissimi, e quindi è chiaro che tutto questo si può riversare sulla squadra, sull'ambiente. È stato bravissimo Mimmo Di Carlo, in ritiro soprattutto, e a creare un ambiente sano, un ambiente giusto, motivato. Tanti giocatori che magari potevamo pensare o che volessero andare via, tanti ragazzi hanno scelto di rimanere, anche qualcuno che è andato via avrebbe avuto piacere di rimanere. Questo è un grande merito dell'allenatore, che è riuscito comunque a ricompattare l'ambiente squadra. E ovvio che oggi tutti noi, il compito di tutti noi, io sono il responsabile della tecnica, scendere gli allenatori, i giocatori, tutti noi dobbiamo avere la capacità di lavorare insieme, anche cercando di essere, non ti dico immuni, ma diciamo a estranearci da quello che può succedere. Sappiamo che alla fine è la squadra, i risultati, è il lavoro, che sottolineo non è mai mancato da parte di tutte le componenti, a dover trascinare gli altri. Trascinare gli altri vuol dire trascinare i 7.000 tifosi che vengono allo stadio, il presidente, tutta la società, tutta la compagine della società, che comunque ci tiene forse ancora più di noi a che le cose vadano in una maniera migliore, e quindi tutto ciò diventa importante. Quindi ovvio che è l'ambiente, io parlo sempre di ambiente e di contesto. Il contesto è un contesto oggi non facile, però tutti siamo professionisti con una certa esperienza, in particolare io come dirigente, Mirko come giocatore, e quindi ne abbiamo vissute tante. Sappiamo che è fondamentale mantenere l'equilibrio, così come nelle situazioni, diciamo, di euforia, così nelle situazioni difficili. Il campionato è lungo, ci sono tante partite, bisogna mettere a parte a volte anche i sentimenti, i dispiaceri che fanno parte di questo ambiente, di questo estranearci e lavorare per un bene superiore, che è il bene della SPAL, che è la SPAL. E tutti noi abbiamo al cuore la società per cui lavoriamo, e soprattutto le emozioni che una squadra di calcio può e deve trasmettere a tutti i soggetti coinvolti. Scusami se insisto, dimmi. Che reazione c'è stata da parte del presidente? Il presidente, è chiaro che il presidente è amareggiato innanzitutto perché tutti sognavamo una partenza di campionato diverso, quindi l'amarezza viene anche, e noi ci sentiamo responsabili, io per primo, rispetto al presidente, perché ci ha lasciato autonomia gestionale totale, quindi questo è il dato di fatto principale, poi tutto il resto è conseguenziale. No, mi riferivo alla reazione del presidente a quanto è successo giovedì. Ma guarda, non è quello che succede giovedì o quello che succede prima può creare dei problemi. È normale che il presidente, che si impegna a creare una società più forte possibile, a creare una struttura che credo che sotto occhi di tutti che sia invidiabile, è normale che spera che questo suo lavoro venga apprezzato e valorizzato. Poi c'è il lavoro di quello a cui delegato, in questo caso io per la tecnica e il direttore di Taranto per l'area organizzativa gestionale, e quindi ci ha delegato e ci ha dato gli input. Poi l'amarezza quando non vengono i risultati è comune a tutti. Si dice sempre che il presidente è il primo tifoso, e in questo caso direi è il primissimo tifoso, e noi abbiamo un obbligo, abbiamo delle responsabilità nel cercare di fare le cose nella maniera possibile e dare soddisfazione a tutti i tifosi. Il presidente è il primo tifoso, ancora di più a lui. Buongiorno Mirko, un paio di domande per te, sono Alberto Benazzi di Radio Dolce Vita. Alcune cose che ha sottolineato mister Colucci è stato che voleva sollevare un po' dalla responsabilità alcuni giocatori, immagino i più giovani, perché li vedeva un po' contratti in campo. Si è già visto un po' la squadra giocare a mente libera nella partita che avete vinto in Coppa, ecco. È cambiato un po' da questo punto di vista l'atmosfera all'interno dello spogliatoio? Ma allora, nel calcio non c'è la bacchetta magica che da un giorno all'altro possa insomma rivoluzionarsi tutto, però ci può essere un miglioramento, basta anche a volte una parola, una detta in una certa maniera, e nella testa del giovane può scattare un qualcosa di diverso,
E per questo dicevo prima, adesso sta al mister, insomma, cercare di migliorare l'aspetto tecnico, tattico, psicologico, nella gestione dei giovani, che ce ne sono tanti, ma che sono tutti bravi, quindi qualcuno avrà bisogno di più tempo, qualcuno di meno tempo, però ho avuto una buonissima impressione da parte del mister già dal primo giorno, onestamente. Domani incontrerete il Pescara, sappiamo tutti che è una squadra di grande valore, tra quelle che con voi si giocheranno un po' questo tentativo di salire. Come avete affrontato questi giorni il fatto che vi troverete il Pescara subito, che è una squadra difficile, ma poi subito dopo anche la Lucchese, che è una squadra altrettanto difficile? Ma in questo momento, onestamente, guardando le partite, guardando la classifica, il Pescara è avanti a noi da tutti i punti di vista, che non vuol dire niente. È una squadra forte, che rispettiamo, però c'è da tornare a fare i punti. E penso che queste siano anche le partite più belle da giocare, che ti possono dare anche quella spinta in più a livello emotivo e anche di campo, perché affronti un allenatore che ha fatto bene dappertutto con il suo modo spregiudicato di giocare, di insegnare calcio ai giovani. Quindi penso che sia una bella sfida nel momento forse peggiore nostro, tra virgolette. E, tanto rispetto per il Pescara, però ce la giocheremo. Adesso due attimi a Ferrara, buongiorno a entrambi. Buongiorno. Mirko, volevo farti una domanda di campo, nel senso, in cosa non ti sei magari sentito a tuo agio in queste prime partite? Sei stato molto a spalle alla porta, sono arrivati pochi rifornimenti? Allora, sì, abbiamo avuto delle difficoltà sia dal punto di vista difensivo che offensivo, onestamente, perché comunque bisogna migliorare, prendere meno gol, cercare di farne di più o cercare di creare più occasioni, e questo non dipende soltanto dagli attaccanti se non si fa gol o dai difensori se se ne prendono, è un aspetto di squadra che va migliorato sicuramente, e per mettere tutti nelle condizioni migliori di rendere al massimo. Per il direttore, insomma, visto che non c'è il mister, se vuoi fare un attimo le veci e presentarci un po' la partita di domani, dandoci eventualmente anche qualche informazione sui singoli, chi ci sarà, chi non ci sarà. Sì, ecco. Ovviamente non voglio fare le veci delle informazioni riguardo ai disponibili e ai non disponibili. C'è ancora un allenamento oggi pomeriggio, quindi di massima chi non recupereremo sicuramente Orfei e credo anche Tripaldelli. A parte lo squalificato Puletto, ovviamente, che è squalificato, gli altri, vediamo l'allenamento di pomeriggio, dovrebbe esserci tutti, anche Carraro dovrebbe essere recuperato, quindi questo è questo. Il resto è una partita importante, una partita bella, importante. Pescara ha un'identità chiara di squadra dal suo allenatore, che io conosco tanti anni, ho lavorato con lui a Napoli, quindi abbiamo un eccellente rapporto, ed è un allenatore giovane nonostante l'età anagrafica, e quindi da questo punto di vista sarà una partita stimolante. Come dice Mirko, grande rispetto per il Pescara, ma credo che questa squadra, questi giocatori non si sentono inferiori a nessuno. Sono sicuro che domani il pubblico, 7.000-8.000 persone che verranno allo stadio, ci daranno qualcosa in più per affrontare una sfida che, come ha detto correttamente Mirko, è una sfida che viene in un momento difficile per noi, però spesso i momenti difficili sono quelli più stimolanti, perché possono essere l'occasione per invertire una rotta e per dimostrare il vero valore di questa squadra, di questi giocatori, nei quali io ho fiducia assoluta e totale. Buongiorno, Marcello Ferrone, Estense.com. Volevo chiedere a Mirko se, come ha sottolineato sia lui che il direttore, comunque il gruppo è comunque stato coeso fin dal ritiro, come ha evidenziato, comunque erano tutti dalla stessa parte. Volevo chiederti se ti sei fatto un'idea, essendo anche, insomma, uno dei giocatori con più esperienza, quindi magari si è anche già trovato in situazioni analoghe, del perché comunque la squadra, anche in partite in cui magari sulla carta si erano messe in maniera positiva, penso al Perugia, penso a Lucchese, dove comunque avevate sbloccato il risultato, poi ha faticato ad avere continuità all'interno della partita e magari anche non ha faticato a reagire all'avversità, quindi al pareggio prima del Perugia, poi è arrivato subito il 2-1 e anche con la Lucchese poi, diciamo, ha accusato il contraccolpo e all'inizio del secondo tempo aveva subito il 2-1. Ecco, se ti sei dato un'idea, diciamo,
del motivo, ecco, di queste difficoltà, anche forse a livello psicologico, nel gestire l'avversità della partita? No, ma il gruppo è un gruppo davvero molto sano, eh. C'è stata grande coesione dal primo giorno di ritiro, come dice anche il direttore, il mister su quello è stato veramente bravo a ricreare uno spirito di gruppo importante. Da quel punto di vista posso mettere una mano sul fuoco tranquillamente. Ma sai, ogni partita fa storia a sé, secondo me. Perugia ha incontrato una squadra forte e ha avuto la fortuna di passare in vantaggio, poi è smesso di giocare e non ha avuto la forza di reagire, o cioè c'è provato ma non ha avuto grandissime occasioni. E con la Lucchese, anche la Lucchese secondo me è una squadra preparata molto bene in campo, che a volte non ci dobbiamo fare ingannare soltanto dai nomi delle piazze, ma ci sono giocatori bravi, allenatori bravi, e ogni partita è una battaglia, anche dal punto di vista con la Reganatese può cambiare partita, su un campo piccolo vanno messe altre risorse in campo, ogni partita la devi interpretare nella maniera migliore se vuoi portare a casa punti, altrimenti poi prendi schiaffi. Quindi ogni partita fa storia a sé, ogni partita va preparata in una determinata maniera, però secondo me questa squadra può avere la forza di tirarsi fuori da questa situazione. Buongiorno, sono Alessandro Orlandini dello Spallino. Vorrei andare prima dal direttore. Direttore, so che l'argomento è spinoso e tutto quanto, ma non si può sorvolare. Nella contestazione che fanno gli ultras alla società c'è una tesi che in alcuni casi è quasi una certezza che viene espressa, e cioè che Tacopina sia poco interessato a portare avanti questo progetto, si parla addirittura di risorse ridimensionate. Ecco, si può trattare questo argomento e magari anche dare qualche elemento per far capire che così non sembra, almeno così non è? Assolutamente non è così, ma lo dimostrano i fatti. Al di là della retrocessione e dell'anno scorso, ovviamente, credo che sotto gli occhi di tutti i dipendenti che ha la spalla, le strutture che ha la spalla, l'investimento fatto comunque sia a livello di risorse umane che di risorse, diciamo, strutturali, quindi non è così. Torno a dire, il presidente, il primo tifoso, qualsiasi presidente, è il primo tifoso della propria squadra. Tacopina forse lo in questo contesto lo è ancora di più, perché è comunque un uomo che si è esposto in tante situazioni, quindi il primo a tenerci a che la spalla ottenga risultati è, sia quest'anno ma anche nel futuro, è lui. Quindi ha coinvolto risorse, persone, situazioni, tra cui il sottoscritto, l'ultimo arrivato, e non voglio mettermi avanti agli altri, ma semplicemente per assumermi delle mie responsabilità. Quindi la percezione che hanno i tifosi ovviamente è sempre una percezione più emozionale ed è anche collegata ai risultati, quindi è chiaro che l'umore dei tifosi i tifosi fanno i tifosi ed è questo il discorso di ruoli, il presidente per il presidente, il direttore responsabile della tecnica per responsabile della tecnica. Qui ognuno deve comunque valutare le cose in maniera più fredda, farci trascinare. Dicevo prima, il calcio è emozione, emozione condivisa e valori, però noi dobbiamo riuscire, soprattutto nelle difficoltà, a mantenere equilibrio, a rimanere freddi, a valutare tutte le componenti e quali sono le strategie migliori per far sì che il campionato sia secondo le aspettative che avevamo all'inizio. Tutti noi sognavamo un inizio diverso, no? Noi, voi qui in questa sala, Mirko, i giocatori, il mister Di Carlo, i tifosi, sognavamo un inizio, pensavamo che potesse essere diverso, ma siamo ancora all'inizio del campionato. È un campionato lungo, ne ho viste tante le situazioni che si possono ribaltare, avendo la consapevolezza della forza della squadra, della fiducia dell'ambiente, della fiducia della società, della compattezza dello spogliatoio, nei valori umani e tecnici, tutto questo. Poi i tifosi ovviamente a volte sono una parte dei tifosi può essere diciamo, ovviamente condizionata da emozioni, da situazioni, ma io non sto qui a censurare nessuno. Dico semplicemente che noi dobbiamo fare il nostro lavoro in campo, il nostro lavoro, anzi io fuori dal campo, il campo lo fanno i ragazzi, lo fanno alla grande, con l'allenatore, poi i risultati in questo momento ci danno torto. Sono sicuro che sarà a noi trasformare attraverso le prestazioni, i risultati, questo malcontento in entusiasmo, e dipende da noi, questo è il calcio. Il calcio alla fine si è giudicato per i risultati. A volte i risultati non corrispondono all'impegno, al valore, alle cose che si fanno durante la settimana. Io torno a dire, nei 100 allenamenti circa abbiamo fatto in questi 3 mesi, ne avremo sbagliati
forse 4-5, ma mantengo alto, l'impegno, la passione c'è sempre stata. In campo, durante le partite, ci siamo scontrati con altre situazioni quasi sempre, che non hanno dato giustizia al lavoro fatto durante la settimana. E questo è il più grande rammarico, ma di tutti noi, perché con Mirko, ma anche con altri ragazzi, l'abbiamo affrontato spesso. C'è impegno, partecipazione, volontà, professionalità, dico anche abnegazione, anche se è una parola forte, ma veramente è stato così, anche perché c'era un grande legame emozionale con l'allenatore, con tutto lo staff che è andato via, e allora tutto ciò che porta a volte non sfocia i risultati. Cosa bisogna fare? Continuare a lavorare, impegnarsi, capire dove stiamo sbagliando, perché è chiaro che un'analisi critica va fatta, ma una questione è l'analisi critica, una questione è la sfiducia. L'analisi critica serve per far crescere e per capire dove è possibile migliorare, in che cosa. Il cambio di allenatore è una scelta dolorosa, pesante, è stata fatta, anche perché riteniamo che il valore di questa squadra sia tecnico che morale sia superiore ai punti che è oggi in classifica. Oggi dobbiamo pensare al Pescara, una sfida stimolante, importante. Dopo penseremo a quei 40 minuti, 35 minuti più recupero che mancano con la Lucchese, e lavoreremo tappa dopo tappa, per partita dopo partita. Però sicuramente è fondamentale capire che siamo tutti qui per dare il massimo in ogni momento, e quindi lo faremo fino alla fine. Il presidente è presente attraverso il contatto quotidiano con me e con Di Carlo, si interessa, soffre come soffriamo noi per la squadra, e quindi in questo momento io mi sento responsabile prima ancora degli altri. Io ho scelto l'allenatore, io ho scelto di cambiare allenatore, ho scelto i giocatori, io ho cercato di dare un'identità morale. Poi l'identità tattica deve darla l'allenatore, ci ha provato Mimmo, ci è riuscito in parte, solo a tratti ci riuscirà, speriamo con il tempo, anche Colucci. Passo a Mirko. Ciao Mirko, intanto ciao. Una cosa che mi ha impressionato è che ci hanno detto il primo giorno Colucci arriva e fa 2 ore e mezza di allenamento, cioè, che dà l'impressione, anche avendolo conosciuto in conferenza stampa così, di uno a cui piace assai il duro lavoro e di stare in campo tanto. Da questo punto di vista mi viene da dire, c'è tra i suoi obiettivi anche di rendervi più intensi dal punto di vista della condizione fisica? Sì, ma anche prima lavoravamo anche tanto, il mister poi cerca anche di parlarci tanto, quindi gli allenamenti si allungano un po' anche per quello, perché comunque ha tanto da dirci, ha tante esperienze sue che può mettere a disposizione specialmente dei giovani, e far capire attraverso la sua esperienza di come lui è arrivato a giocare in Serie A, stimolare quei giocatori che ora sono in C e che hanno qualità per farli arrivare più in alto attraverso questo percorso, attraverso quest'anno. E quindi, oltre all'aspetto puramente di campo, il mister crede anche soprattutto nell'aspetto della, tra virgolette, motivazione, di quello che ha da dare e da esprimere, e questo penso che sia una cosa fondamentale per noi più grandi, ma soprattutto per i più giovani. Ne approfitto per chiederti un'altra curiosità. È vero che ci penserete eventualmente da lunedì, da domenica, ma come ci si prepara per giocare 35 minuti di partita, nel senso, cioè, anche dal punto di vista soprattutto mentale, dico, ti sei mai trovato in situazioni del genere? Sì. Quindi raccontaci un po' cosa vuol dire. Intanto, per come si prepara non ti rispondo, perché c'è il Pescara prima, cioè, non esiste proprio. Però ti posso dire che già mi è successo in un Torino-Padova, mi sembra, che era stata sospesa la partita più o meno, sì, al 50esimo, al 60esimo, l'abbiamo ripresa dopo un po' di tempo, e è strano, però è partita vera, sono meno minuti, devi recuperare, però è match, quindi si prepara come se fosse una partita da 90 minuti. Ultima, per quanto mi riguarda, domani torna al Mazza Luca Mora, insomma, avete condiviso tantissimi bei momenti. Pensi che lo stadio gli riserverà quello che ha riservato a te l'anno scorso quando sei tornato qua col Bari? Ma non lo so, intanto spero, bravo, che il risultato sia diverso, perché noi avevamo vinto l'anno scorso. Però Luca è stato uno dei simboli insieme ad altri ragazzi di quella spalla lì, quindi penso che si meriti un bel riconoscimento da parte di tutti i tifosi della spalla.